Valentina Baratti ed Anna Chiara Della Noce. Ciao ragazze. Ciao. Allora, voi siete parte di un'associazione che è la SDKK Air Volley. Giusto. Allora, come avete iniziato? Perché siete giovanissime, quindi come avete iniziato? E poi mi spiegate anche il nome di questo KK. Ok, allora, abbiamo iniziato nel 2001. In realtà non siamo noi le fondatrici dell'associazione, è il nostro presidente che si chiama Andrea Di Marco Berardino, insieme a un'ex giocatrice di pallavolo di livello nazionale, Mara Marini, decidono nel 2001 di fondare questa associazione sportiva all'EUR. E, diciamo che l'idea iniziale è nata perché Andrea aveva il desiderio di aprire un'associazione che portasse la sua idea di sport, di pallavolo e quant'altro, e quindi nel 2001 intraprendono questa avventura insieme. Nel 2002-2003 nasciamo proprio a livello sportivo agonistico con i primi gruppi, e poi dal 2002 al 2017 siamo arrivati ad avere un sacco di risultati sia dal punto di vista giovanile che con i grandi, perché nel 2002 nasciamo con il primo gruppo di terza divisione, che è diciamo il livello base, e con quel gruppo poi nei vari anni siamo arrivati ad avere la serie B2, che è la serie nazionale. E diciamo che in questi anni, ovviamente sempre attraverso innesti di altre giocatrici, il nucleo principale della squadra era rimasto, e quella è stata la cosa più bella, perché il gruppo insieme è cresciuto e ha fatto una bella scalata. Da quel momento diciamo che sono arrivati i primi risultati anche giovanili, perché poi sul giovanile è un pochino più complicato avere risultati e fare un buon gruppo, perché ci vuole tanto lavoro, si deve partire da quando si è piccolini con il mini volley, portare le ragazze ad avere una grande preparazione tecnica. E diciamo che adesso nel 2017 siamo molto soddisfatti dei risultati, perché dal punto di vista giovanile abbiamo tutti i campionati eccellenza. Quindi partiamo dall'under 13 con le femmine, ovviamente, fino ad arrivare all'under 18. Fate solo femminile? Allora sì, facciamo principalmente femminile, anche il maschile, però il maschile è un pochino in calo a Roma. È un pochino più difficile come sport, perché di solito i maschi approcciano ad altri sport, il basket e il calcio sono quelli principali, per cui è un pochino più complicato, però noi anche sul maschile abbiamo qualche gruppetto molto carino, interessante. Quest'anno anche con i maschietti faremo i campionati FIPAV, e dopo qualche anno che avevamo interrotto perché non c'erano gruppi. E quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro fatto in questi anni. Bene, e Valentina, mi dicevate che voi non vi trovate in una sola palestra, ma vi spostate? Sì, siamo dislocati su tutto il territorio di Roma Sud, principalmente zona EUR, Vallerano, Trigoria, Fonte Laurentina. Abbiamo varie palestre, ecco. Bene. Ma come sono strutturati i corsi? Cioè ci sono, hai detto, corsi per persone un po' più grandi? Sì, esatto, ci sono. Però principalmente quelli, diciamo, si possono dire infantili? Giovanili. Allora sì, noi diciamo siamo strutturati in questo modo: il pomeriggio più o meno dalle 2:30 in poi abbiamo i corsi per i giovani, abbiamo sia il settore agonistico che il settore non agonistico, quindi noi diciamo siamo aperti ad insegnare lo sport e a rendere accessibile lo sport a tutti, anche a chi non ha mai giocato a pallavolo. Parte l'età? Più o meno 6-7 anni, okay. Il mini volley, fino ad arrivare a 18 anni con l'under 18. Okay. E non solo gruppi per i giovani, abbiamo anche gruppi per adulti di amatoriale misto, per chi ancora è appassionato di pallavolo, lavora. Esatto, se io domani volessi iniziare a giocare a pallavolo, potrei venire direttamente comunque da voi. Certo. E iniziare a giocare a pallavolo, anche se io non sono un'esperta, non ho 18 anni di esperienza. Assolutamente, abbiamo sport. Dei corsi amatoriali misti per gli adulti che si svolgono principalmente la sera, giustamente, perché certo. vanno a lavorare, e siamo insomma aperti a tutto, sia dai piccolini che ai grandi, e non facciamo solo pallavolo, principalmente pallavolo, ma facciamo per gli adulti anche altre attività come zumba, pilates, yoga, ginnastica posturale. Facciamo un corso anche per ragazzi disabili in zona Roma 70. Noi ci teniamo tanto a questo corso perché è un corso poi che ha seguito Valentina in prima persona. E in cosa consiste questo corso, Valentina? Sono un gruppo di ragazzi, sono disabili, ecco,
intellettivi e relazionali fondamentalmente, però non hanno disturbi a livello motorio. E li ho seguiti tutto l'anno, abbiamo fatto sia parti, diciamo, a livello psicomotorio, poi anche più di, ecco, dal ballo alla coreografia, insomma, qualche elemento di pallavolo, di basket, e sono, sì, è un gruppo molto carino, è un'attività che per loro poi è molto importante perché è una valvola di sfogo, poi sono, ecco, anche un modo di aggregazione per stare insieme, conoscere. Sì, poi sono persone che ti danno proprio tanto, è più quello che loro danno a te che quello che tu trasmetti a loro, sicuramente. Meravigliosi proprio. Benissimo. Quindi dicevate, non solo pallavolo, ma anche, vediamo se me lo ricordo, Zumba. Pilates. Yoga. Posturale. Esatto. Yoga. Judo. Macumba Dance, che è una nuova attività che sta esplodendo in questi ultimi anni. E cioè, in cosa consiste? Allora, in realtà è sempre di base la musica, cioè. Sì. È una danza con la musica molto energetica. Si avvicina un po' alla Zumba. Io non sono espertissima, quindi probabilmente qualcuno anche sentirà questa cosa. È una, molto dinamica, molto energica. Ok, vabbè, tutto quello che riguarda comunque l'attività fisica, il movimento, sì, esatto, la musica, quindi va più che bene, ci piace. Ragazze, però vogliamo dare, vedo che avete un sito internet, sì, esatto, dove possiamo trovare informazioni, sì, potervi contattare, sì, e vedere le illustrazioni. Allora, a voi la parola. Va. Allora, il sito internet è www.kkairvolley.com, sì, oppure abbiamo un indirizzo email a cui chiedere informazioni, che è info@kkairvolley.com, mm-hmm, e ci trovate anche su Facebook. E su Facebook è KKairvolley sempre, esatto, che è il più facile. Facebook, io lo dico sempre, è proprio il portale più semplice dove poter accedere a qualunque informazione. Esatto, sì, sì. Basta scrivere KKairvolley, quindi, e possiamo parlare con Valentina Baratti ed Anna Chiara Della Noce ed avere qualunque tipo di informazione che riguardi, partendo dalla pallavolo alla Macumba Dance, quindi ce n'è un po' per tutti. Esatto, sì, sì. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere state qui con noi. Grazie a te.